Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Firmato questa mattina l'atto pubblico fra il Comune di Pescara e la Croce Rossa Italiana. All'ente comunale va l'area adiacente il Museo del Mare che la CRI cede in cambio di uno spazio nel sottopasso ferroviario della stazione di Porta Nuova, dove sorgerà la nuova sede, il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco, l'acquisizione di quest'area adiacente al Museo del Mare da parte della Croce Rossa Italiana è un'acquisizione importante e strategica per il Comune di Pescara. Sì, è strategica perché tutta quell'area sarà trasformata, riqualificata, punterà sull'aspetto culturale turistico della città, perché sposteremo il mercato ittico all'ingrosso nella zona sud e quindi libereremo quell'edificio di 5.600 metri quadrati, ristruttureremo il museo ittico, sposteremo anche il mercato ittico al minuto per liberare quell'altro edificio e per trasferirci il centro delle tartarughe marine, riqualificheremo tutta la zona per creare una passeggiata lungo il molo fino alla diga foranea, perché questo è l'obiettivo complessivo. E la città che si trasforma anche grazie a questo accordo con la Croce Rossa, che è un accordo che si concretizza dopo tantissimi anni, perché il primo accordo fra la Croce Rossa e il Comune di Pescara per fare la sede della Croce Rossa risale al 1968. Finalmente la Croce Rossa di Pescara avrà una sede dove potrà esercitare tutte le attività legate alla Croce Rossa e legate al sostegno sanitario, e Pescara acquisirà un'area importantissima di fronte al Museo Ittico. Cosa cambia in meglio per la Croce Rossa di Pescara questa acquisizione dei locali sotto la stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova? Beh, innanzitutto un risparmio economico ingente, perché da alcuni anni il Comitato di Pescara è stato costretto a trovare in affitto dei locali neanche molto spaziosi, però era l'unica soluzione all'epoca. Oggi con questa soluzione si risolvono tantissime questioni, non solo la questione economica, si risolve la questione degli spazi, la questione della fruibilità e soprattutto anche la questione di orgoglio da parte dei comitati, scusate, dei volontari del Comitato di Pescara, perché ormai sono 50 anni che aspettano questa soluzione. Una nuova sede che permetterà un lavoro ancora migliore da parte della Croce Rossa. Sì, noi cerchiamo di fare del nostro meglio in qualsiasi condizione, però avendo a disposizione spazi, tra l'altro appena ristrutturati, quindi che garantiscono anche sotto il profilo delle norme sanitarie, ci rende il lavoro certo sicuramente più facile, anche se dobbiamo dire che non è solo questione di emergenza. Croce Rossa c'è sempre, in tutti i giorni dell'anno. Assistiamo tantissime famiglie, specie nel comprensorio pescarese. Ecco, una nuova soluzione di questo tipo garantisce sicuramente anche delle capacità maggiori. Il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini, ha annunciato di essere al lavoro su una ordinanza per calmierare i rincari sui materiali dell'edilizia. Ieri c'è stato un incontro a Montereale col presidente Marsiglio, i direttori degli uffici speciali per la ricostruzione e i sindaci del territorio. Giuseppe Dintino. Il caro prezzi sulle materie prime rischia di congelare il settore dell'edilizia e lo stop potrebbe riguardare anche la ricostruzione. Si è parlato pure di questo ieri a Montereale, in provincia dell'Aquila, comune danneggiato da entrambi i recenti terremoti, quello del 2009, tra una settimana ricorrerà l'anniversario, e quello del 2016. Un tavolo a cui hanno partecipato il commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Lennini, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, i direttori dei due uffici speciali della ricostruzione per il 2009 e per il 2016, rispettivamente Raffaello Fico e Vincenzo Rivera, nonché 12 sindaci di comuni del doppio cratere tra l'Aquilano e il Teramano. Dovrebbe essere un'ordinanza di Legnini a calmierare il problema rincari nelle aree terremotate. Il commissario ha annunciato di essere al lavoro su un testo che potrebbe firmare entro la fine di aprile, per il quale sarebbe già in contatto con l'Istat. Ed è ciò che ieri hanno chiesto i primi cittadini
cittadini. Lo stop alla ricostruzione, sia pubblica che privata, potrebbe vanificare gli sforzi fatti finora per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stesso allarme lanciato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha chiesto misure urgenti per evitare il default. Ci sono tutte le premesse per un immobilismo totale del comparto, fanno sapere dall'ANCE. Nell'ultimo periodo, infatti, si è registrata un'escalation incontrollata dei prezzi, che ha origine prima dell'introduzione del superbonus, la misura che prevede detrazioni fiscali che presto saranno ridotte ovunque, tranne che nelle aree terremotate. Dai tubi in gomma ai ponteggi fino al trasporto, i costi sono aumentati mediamente del 40%. Caso emblematico quello del bitume, la miscela con cui si produce l'asfalto, il cui prezzo è aumentato nel giro di un anno di circa il 75%. E il prezziario cambia di giorno in giorno. L'ordinanza di Legnini potrebbe essere non più al passo coi tempi già nel momento in cui sarà firmata. Questa è la perplessità dei costruttori. E i costi potrebbero continuare a salire anche a causa dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina. Se prima l'incidenza del costo del gas per la produzione di una tonnellata di asfalto era mediamente di 2-3 euro, ora è schizzata a 12-13 euro. Nel 2023, con 2 anni di proroga, verrà rinnovata la PAC, la riforma della politica agricola comune. A Pescara ha fatto tappa il tour promosso da Coldiretti, i giovani, per analizzare i dati del settore e recepire le istanze degli agricoltori. Il servizio di Selenia Secondi. Dopo essere stata prorogata di 2 anni a causa della pandemia, la PAC, la politica agricola comune che l'Unione Europea si è data, riconoscendo al comparto agricolo un ruolo centrale per lo sviluppo equo e stabile dei Paesi membri, verrà rinnovata nel 2023. In vista di questa data, Coldiretti Giovani ha organizzato un tour itinerante per confrontarsi sul futuro dell'agricoltura. La tappa abruzzese oggi a Pescara. Oggi è una giornata di studi. Di cosa hanno bisogno gli agricoltori abruzzesi? Cosa stanno chiedendo? In questo momento l'agricoltura abruzzese, così come quella italiana, sta soffrendo moltissimo il caro bollette e l'aumento di moltissimi dei costi di produzione. Quindi in questo momento c'è bisogno di aiutare a ridurre questi costi affinché si riesca a produrre. L'Italia è una nazione che produce, l'Abruzzo produce tantissimi prodotti di alta qualità che magari per produrli appunto è necessario spendere un pochettino di più, quindi i costi di produzione sono più alti. Se noi aumentiamo ulteriormente i costi di produzione rischiamo di non fare più le produzioni di qualità, che invece sono una cosa che secondo me ci riescono meglio. Alla luce della guerra in corso, cosa cambia dal punto di vista delle direttive europee in questo momento? Abbiamo una riforma della politica agricola comune che dovrebbe partire il 1 gennaio del 2023, però già alcune indicazioni che la Commissione europea ha dato sono già ormai vecchie rispetto al contesto attuale, perciò siamo qui anche per discutere insieme a tutti i giovani agricoltori dell'Abruzzo per cercare anche di dare delle indicazioni alla Commissione europea. Alcune indicazioni sono già arrivate comunque dalla parte della Commissione europea, con la possibilità già dal 2022 di coltivare i terreni a riposo e perciò anche andare verso in questa direzione di poter produrre di più proprio in fronte alla crisi. Sono cambiate molte cose perché non ci aspettavamo, nessuno poteva immaginarsi degli anni così difficili, quindi anche nella programmazione di quella che è la politica agraria agricola comune dell'Unione Europea ci sono state degli accorgimenti, dei cambiamenti da fare su appunto questa programmazione. I giovani di oggi si vedono appunto in una situazione molto precaria come anche tutta l'economia e devono essere secondo me protagonisti invece di un rilancio. È un tavolo operativo in corso dalle 12.30 a Bruxelles per portare all'attenzione della Commissione europea, facendo da apripista anche per altre regioni come ente in prima linea, le crescenti difficoltà delle imprese abruzzesi a causa dell'aumento del costo delle materie prime, del caro energie, della guerra in Ucraina, e per le quali urgono risposte immediate con misure concrete e veloci. Lo ha riferito nelle scorse ore il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, nel corso della presentazione di Abruzzo Sostenibile a Bruxelles, la vetrina internazionale promossa da ARAP, l'Agenzia Regionale per le Attività Produttive, in programma fino a mercoledì prossimo e nella quale saranno protagoniste le eccellenze dell'agri-food abruzzese alla presenza di 25 imprese.
E si è conclusa a Teramo, alla presenza della ministra per la disabilità Erika Stefani, la rassegna educativa Abruzzo contro il bullismo. L'iniziativa, svoltasi nell'ambito del premio Borsellino, si è snodata in 20 incontri nelle scuole superiori teramane e pescaresi. I fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono ormai diventati un'emergenza sociale da affrontare con politiche incisive. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ragazzi, siate coraggiosi, anticonformisti e liberi, ma soprattutto denunciate. Anche io sono stata vittima dei bulli. La ministra per la disabilità, Erika Stefani, si è rivolta con queste parole agli studenti che hanno affollato la sala polifunzionale della provincia di Teramo per l'incontro conclusivo della rassegna educativa Abruzzo contro il bullismo. Ad accogliere a Teramo la ministra Stefani, l'assessore regionale alla pubblica istruzione Pietro Quaresimale. L'iniziativa, curata dal premio Borsellino, è stata patrocinata dall'assessorato all'istruzione della regione Abruzzo ed è consistita in oltre 20 incontri in 18 istituti scolastici, 12 nel teramano e 8 nel pescarese, e ha visto la partecipazione di esperti relatori, informatici, avvocati, giornalisti, tecnici della polizia postale. Quello che volevo dire a sti ragazzi è di essere coraggiosi, di essere anticonformisti, ma di essere al contempo, di essere liberi, e nella libertà rispettare ovviamente chi hai accanto. Questi ragazzi hanno bisogno di sentirsi in una comunità, hanno bisogno di sentirsi in una società, quello sai, che si diceva la tribù, no? L'idea di fare parte di una squadra. Nel momento in cui ti senti parte della squadra, tu non sarai mai solo, e anche questi ragazzi non si sentiranno soli, ma anzi supportati, spalleggiati, e troveranno chi li sa capire. Il bullismo e il cyberbullismo sono diventati fenomeni assai diffusi nella popolazione scolastica. Solo in provincia di Teramo si stima che il 23% degli studenti delle scuole superiori abbia subito atti di bullismo, mentre il 9% sia stato vittima del cyberbullismo, un'emergenza sociale da affrontare con azioni immediate. I fenomeni di bullismo nei confronti delle persone con disabilità sono particolarmente esecrabili, e sono degli atteggiamenti di una crudeltà infinita, perché la persona con disabilità non solo a volte ha una sua fragilità, ma non ha gli strumenti per difendersi, non ha gli strumenti per difendersi spesso, e può anche accadere che non percepisca immediatamente la violenza in sé e ha bisogno di essere condotto. E prendere la persona che ha discriminato, ha usato una violenza su una persona con disabilità e metterlo alla gogna, perdonatemi, è quasi necessario a volte, no? Perché così uno capisce che quelli non sono comportamenti accettabili e che fanno un disastro all'interno anche di famiglie che già devono vivere le loro situazioni di complessità. Il Partito Democratico si è visto approvare all'unanimità una legge sulla valorizzazione turistica delle miniere dismesse. Vediamo il servizio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 25 marzo scorso, ha approvato all'unanimità la legge Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, presentata dai gruppi consigliari di centrosinistra in regione. Si tratta di un risultato importante per l'Abruzzo, sostiene il PD, che non aveva una legge al riguardo, ed è importante che l'abbiano approvata tutti i componenti del Consiglio, perché vuol dire che è stata compresa ed apprezzata e che si è lavorato nell'interesse dei due bacini montani che la potranno utilizzare. Ascoltiamo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Tanto nasce dalla riscoperta di un sentiero dei minatori portato avanti col comune di Letto Manoppello. Da lì l'idea appunto di una legge regionale, l'Abruzzo non era dotata, per il recupero funzionale di tutto il patrimonio minerario dismesso, che non riguarda soltanto la parte settentrionale della Maiella, ma riguarda anche l'Aquilano. 40 sono le miniere dismesse della nostra regione Abruzzo che possono tornare ad essere un'importante occasione di lavoro. Se in passato erano, diciamo, il lavoro faticoso di tante donne, perché tante donne andavano in miniera, e tanti uomini, in futuro possono essere, diciamo, un'occasione di turismo slow, open air, da portare avanti in questi paesi. Per questo c'era bisogno di un progetto di legge che è stato sottoscritto da tutti i gruppi del centro-sinistra presenti in regione ed è stato votato giovedì all'unanimità del Consiglio regionale, che significa anche un riconoscimento di una legge di cui c'era molto bisogno e di una legge buona per il turismo abruzzese.
Un rifugio sicuro per donne sole o con figli vittime di maltrattamenti. Questo è l'obiettivo che ha animato Comune di Città Sant'Angelo e Ananche per l'apertura di Casa Aurora. Vediamo. Sindaco, una bella iniziativa. Insomma, pensare alle donne sole, alle donne in difficoltà è un dovere per un'amministrazione comunale. Assolutamente sì, è un dovere soprattutto per quelle donne che purtroppo continuano a subire questi atti di violenza che sono aberranti per la società odierna, e quindi noi dobbiamo assolutamente predisporre tutto quello che si può fare per poter ridare nuova vita a queste persone che subiscono degli abusi. Lei da donna, come vice sindaco di Città Sant'Angelo, ovviamente è ancora più interessata a questa iniziativa. Assolutamente sì, è un tema al quale tengo molto. Il periodo della pandemia addirittura ha moltiplicato i casi di violenza domestica, e questo ci ha spinto ancora di più a cercare di concludere velocemente questo progetto. Veramente un grazie importante va a tutti i collaboratori e tutti gli attori che hanno gravitato intorno a questo progetto, a partire dalla Regione Abruzzo, che grazie all'intervento del consigliere regionale Vincenzo Vincecco ha fatto sì che ci fosse anche un contributo per la messa in sicurezza della casa e per la manutenzione di questa casa che per tanti anni era stata lasciata in abbandono, l'associazione Ananche, ma si è scatenata una vera e propria corsa proprio all'aiuto, alla partecipazione a questo progetto, che testimonia quanto questo tema sia sentito da tutta la comunità, quindi non solo dal mondo dell'amministrazione. L'Ananche, come da mission che sostiene e aiuta le donne vittime di violenza, andrà a gestire questa casa, quindi in qualche maniera noi abbiamo un'equipe all'interno della casa che seguirà le donne in questi ingressi fatti in emergenza, che sono ingressi entro le 48 ore. Dir la verità, abbiamo sostenuto dal lockdown in poi varie donne in emergenza, e devo dire l'ingresso si fa anche nel giro di 2-3 ore, quindi è veramente una cosa tempestiva e immediata. E poi insieme alle donne noi cercheremo di riprogettare e definire qual è il loro progetto di vita successivo, quindi a stretto giro cosa è più opportuno per la propria tutela e cosa è più opportuno anche per i minori fare, quindi allontanarsi in un'altra struttura, in una casa protetta, dentro la regione, fuori la regione, tornare nel paese di origine. È un po' le prospettive delle donne sono varie, ci sono anche donne che hanno scelto di tornare a casa dalla propria abitazione, quindi dal maltrattante, perché comunque non erano pronte a avviare questo percorso. Indubbiamente un percorso che si attiva in emergenza prevede una denuncia, prevede una rottura con la quotidianità e la routine alla quale erano abituati sia la donna che i minori, e questo mette molto in crisi a livello personale. All'indomani dell'incontro che si è tenuto in provincia, un confronto al quale hanno preso parte il direttore generale del Ministero di Grazia e Giustizia Massimo Orlando e il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, si punta a realizzare in 3 anni il progetto della cittadella giudiziaria in centro a Chieti, una decisa accelerazione sul progetto che prevede anche la costruzione di una nuova ala del tribunale esistente. Vediamo il servizio. La riunificazione degli uffici giudiziari di Chieti, che consentirebbe un risparmio sulle spese, sembra più vicina dopo l'incontro di ieri in provincia. Un investimento di circa 5 milioni di euro che vedrebbe da una parte l'acquisto per conto del Ministero dell'edificio che ospitava l'ex ospedale in Via Arnienze per dislocarvi la procura, dall'altro la realizzazione di un nuovo edificio a ridosso del Palazzo di Giustizia, nel quale sorgerebbero gli uffici destinati ai giudici di pace e ufficiali giudiziari. Il Comune a sua volta, in caso di accorpamento degli uffici giudiziari a livello provinciale, offrirebbe la disponibilità dell'edificio dell'Istituto Santa Maddalena, situato in pieno centro storico, che potrebbe ospitare gli uffici giudiziari di Lanciano e Vasto. Ma la priorità per il momento resta invece quella di avere una nuova sede per la Procura, che è attualmente alloggiata al Palazzo delle Poste in via Spaventa. Soddisfatto si è detto nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri in provincia a Chieti il commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, che fu l'ideatore della riconversione delle caserme Berardi e Bucciante con l'obiettivo di utilizzarle per ospitare uffici statali e scuole. Ora il prossimo step sarà la conferenza dei servizi entro aprile per rendere possibili le operazioni dal punto di vista tecnico, mentre si lavorerà ad un protocollo d'intesa tra Comune, Provincia e ASL per arrivare a concludere i lavori e veder sorgere la cittadella giudiziaria entro 3 anni. Un progetto, secondo il sindaco Ferrara, strategico per la rigenerazione della città.
Turismo e trasporti sono alcuni dei temi principali sui quali puntano i comuni della Valle Roveto per sfruttare i fondi del PNRR. È stato tema di confronto per i sindaci di Canistro e Civitella Roveto che la scorsa settimana hanno incontrato il presidente della regione Marsiglio. Vediamo. Si è parlato di progetti, di idee, di entusiasmo, di fare cose che tra l'altro per le quali a volte ci vuole anche una certa dose di creatività. Io già da qualche anno avevo in mente questo bel progetto sulla ferrovia, è un progetto che si può fare senza eccessivi costi, ma che rilancerebbe il territorio intero della Valle Roveto. Questo riguarderebbe non solo Civitella, ma da Capistrello a Balzorano tutti i paesi. Purtroppo il Covid ci ha interrotto ogni tipo di situazione. Questo progetto chiaramente dovrà coinvolgere anche RFI perché si utilizzerebbero i treni, ma io ho anche proposto qual è la soluzione per ottenere l'autofinanziamento del progetto senza che vi sia un costo aggiuntivo o a carico dei comuni o a carico della regione stessa. Del tipo vieni a vivere i tuoi weekend nella Valle Roveto, un viaggio tra storia, cultura, tradizioni, prodotti tipici, quindi la cosa ho visto che il Presidente l'ha recepita molto bene. E abbiamo parlato anche dell'esclusione, però purtroppo di Civitella e Canistro, due comuni che vogliono fare molto dalle aree interne, nel senso che quando si fa un progetto condiviso si deve fare con tutti i comuni, invece da Balzorano si arriva a Civitella Antino e poi si dice che Civitella, Canistro e Capistrello stanno fuori dalle aree interne. Questo significa che non arriveranno gli stessi finanziamenti che arriveranno con gli altri comuni, però stiamo sopperendo a tutto questo grazie al contratto di Fiume, di cui è il coordinatore generale del sindaco di Morino, Roberto D'Amico, che con l'altro coordinatore, Francesco Cicciotti, sindaco di Capistrello, con il quale stiamo organizzando anche una serie di progetti integrati tra area interna e contratto di Fiume. Ed ora allo sport. La Federcalcio ha reso noti i dati relativi alle spese sostenute dalle società per compensi agli agenti sportivi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Tra i club di C, il Pescara è quello che di gran lunga ha speso di più, quasi 776.000 euro, secondo posto per l'Entella con quasi 558.000 euro, ottavo posto per il Teramo che ha speso 225.482 euro. E quella di domenica scorsa è stata una grossa opportunità mancata dal Pescara per agganciare il terzo posto. Ora c'è lo scontro diretto tra Cesena ed Entella e il Pescara non ha alternative. Deve espugnare Lucca per sperare di poter migliorare la propria classifica. Vediamo. Il Pescara si morde le mani, la rincorsa al terzo posto sarebbe stata coronata con la vittoria sul Pontedera e invece il gol di Mutton nel finale non solo fa saltare l'aggancio al Cesena ma fa perdere una posizione al Delfino, superato dall'Entella e scivolato al quinto posto. A voler dare uno sguardo generale al periodo, i due punti persi col Pontedera e quello sfumato al 95esimo a Modena sono compensati dai tre di Olbia, un autentico bonus in una partita, quella del Nespoli, giocata male e ribaltata completamente nel finale. In definitiva il Pescara ha la classifica che merita. Il rammarico e le critiche incassati da Auteri e dai giocatori comunque non cancellano il fatto che nel girone di ritorno la squadra sia migliorata sotto il profilo dell'equilibrio e anche come punti fatti. Nelle prime 15 giornate del girone di ritorno 27 punti rispetto ai 21 dell'andata e il distacco dal terzo posto al giro di boa, meno 8, 39 del Cesena contro i 31 del Delfino, è stato in buona parte colmato. Con il Pontedera il primo problema è stato sbloccare il risultato, solo una prodezza di Clemenza dopo aver sciupato tanto nel primo tempo e poi la capacità di tenere il risultato, troppe smagliature e il Pontedera con merito ne ha approfittato. È mancata quella cattiveria e quella determinazione che sono armi neanche tanto congeniali a questo gruppo, ma i risultati si portano a casa anche così e questo dovrà servire da monito per i playoff dove il dettaglio nella singola partita ti fa avanzare al turno successivo o ti manda a casa. Il ritorno di Ingrosso e forse Drudi domenica prossima saranno funzionali per elevare l'attenzione e poi c'è il centrocampo, Croce e Delizia. Pontisso, Delizio e Pompetti si completano a vicenda e costituiscono un gran trio, ma Pompetti convive con la pubalgia e a Lucca non ci sarà per squalifica. Pontisso e Delizio scontano lo scarso impiego nella prima parte di stagione, ecco come spiegare la loro flessione nei finali. Pontisso peraltro col Pontedera ha giocato con una infiltrazione, l'auspicio è che
Auteri domenica riproponga poi Rauti nei primi 11 e che non pensi di panchinare Ferrari. Il Pescara a Lucca ha bisogno di tutti e soprattutto dei migliori. La gara del Porta Elisa è complessa perché la lucchese, specie a casa sua, fa giocare male gli avversari ed è molto insidiosa. E per il Pescara non è importante, bensì decisiva. Solo la vittoria terrebbe viva la speranza del terzo posto e la possibilità di lucrare sullo scontro diretto tra Cesena ed Entella, guadagnando 3 punti su una delle due o 2 punti ad entrambe. Una sconfitta o anche solo un pari saprebbero di addio non solo al terzo posto ma forse anche al quarto, ed il Delfino sarebbe costretto a iniziare subito i playoff con tutte le incognite del caso. Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Teramo, che mette nel mirino la gara di domenica prossima ore 14:30 al Bonolis contro la Carrarese, squadra al lavoro anche domani pomeriggio e poi al mattino, giovedì, venerdì e sabato. Da monitorare le condizioni di Bernardotto, per il quale si attende il risultato della risonanza, che dovrà chiarire l'entità del guaio muscolare che si porta dietro dalla scorsa settimana e che si è riacutizzato ad Olbia. Proverà a reinserirsi gradualmente il difensore Pinto, che ha saltato gli ultimi appuntamenti. Contro la squadra di Totò Di Natale il Teramo proverà a riscattare la batosta subita all'andata a Carrara, sconfitta per 4-0, e a conquistare punti che avvicinerebbero ulteriormente la squadra all'obiettivo della salvezza. Un ultimo servizio di volley, domenica positiva per le abruzzesi di Serie A che per la prima volta in stagione fanno l'unplane. La Siecortona passa a Mondovì e sogna la salvezza. La Bappineto vince a Bologna e consolida il secondo posto. Fa festa anche l'Altino che nella pool salvezza batte in 4 set il Club Italia. Sergio Zappalorto. Come da copione la Siecortona fa il suo dovere e, pur faticando nella prima frazione solo per l'impatto psicologico, riporta un 3-0 secco da Mondovì e scavalca nella lotta salvezza il Portoviro fermato dal Covid. In arrivo per l'ultimo turno una vera e propria rivoluzione del calendario, perché si giochino tutte le gare in simultanea. Contro il Castellana Grotta infatti se ne parlerà non più domenica 3 ma giovedì 7 aprile alle 20:30, a garanzia della regolarità del campionato. Quanto al match in Piemonte, da segnalare le ottime prestazioni di Fabi e Ferrato, bravissimo in regia quest'ultimo e con 5 muri punto nel suo carniere, niente male per un palleggiatore. In A3 senza storia il successo dell'Abba Pineto a Bologna, un 3-0 a senso unico con Capitan Calonico recuperato a tempo pieno, seconda piazza in solitaria, ma per confermarla bisognerà espugnare Fano e non sarà semplice come contro i Fezzinei. In A2 femminile altro exploit nei playout per un eccellente Altino che ha liquidato nelle belle immagini di Scaricaciottoli il Club Italia con un 3-1 entusiasmante. Tutte le ragazze del Press Papa ben oltre la sufficienza, ma un plauso speciale in più al duo Gatto Spicocchi. In B maschile perde di nuovo l'Alba, mentre il Paglieta sfiora il gran colpo perdendo al tiebreak contro il Forte Genzano, guadagnando comunque un punto sul Pomigliano, incredibilmente battuto in casa dal Marino, prossimo avversario degli abruzzesi di De Angelis, già da tempo retrocesso. In B1 femminile da archiviare in fretta il pesantissimo e impensabile capitombolo della Teatina nello scontro diretto a Iesi. In B2 in pausa l'Acetias Montesilvano, il Teramo scivola di nuovo al tiebreak con la Bestia Nera Fasano, mentre una discreta d'Annunziana Pescara cade nel match salvezza contro il Bisceglie. Causa Covid, rinviata Gada Pescara 3 Corridonia. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, la trasmissione curata e condotta da Jacopo Forcella. Vi ricordo anche che a breve saranno disponibili on demand tutti i servizi di questa edizione, sia sulla nostra piattaforma YouTube sia sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG delle ore 19 e ore 23. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.